Lei ha tagliato un nastro che è un settore importante, questo, che cosa... Io ritengo che l'edilizia sia il settore fondamentale per la ripartenza del nostro paese, sia quella privata, residenziale, quella commerciale e soprattutto anche quella delle infrastrutture. Oggi pomeriggio avremo in visita il ministro Lupi e discuteremo anche con lui, ci faremo aggiornare da lui la situazione. Certo, io vorrei ricordare gli Stati Uniti, al di là adesso delle turbolenze tra repubblicani e democratici, il paese è ripartito. Io da imprenditore che ha circa un quarto del proprio gruppo negli Stati Uniti, vi posso assicurare che c'è una ripartenza velocissima, determinata essenzialmente da due settori, il settore delle costruzioni che è prioritario e che traina tutto il resto, e poi negli Stati Uniti è ripartito anche il settore dell'automotive che in Italia invece sta ancora è parecchio depresso. Il coraggio in questa direzione magari? Ma l'edilizia è fondamentale, per far ripartire il paese bisogna far ripartire l'edilizia in tutte le sue sfaccettature, quindi ripeto, dal residenziale alle infrastrutture. Presidente, cosa pensa del fatto che l'Italia potrebbe perdere un salone così importante come il Motor Show? Certamente non è positivo, però purtroppo io non sono un esperto di questo settore. Io ho sempre pensato che le fiere, e lo penso fermamente, le fiere sono uno strumento di politica industriale. Forse nel caso del Motor Show un po' meno, nel caso di Saie e di altre fiere di questo settore, penso a Cersaie che si è tenuto qui due settimane fa, sono un vero, vero strumento di politica industriale. Il mio gruppo è cresciuto tantissimo grazie a queste fiere.